Matteo Trentino di Folgheria, prima domenica in campo per il Toro 2009-2010, davanti a oltre 500 entusiasti e colorosi tifosi di tutte le età, tra cui tante donne e bambini provenienti anche da molto lontano, e segnaliamo tra gli altri il Toro Club Faenza e tifosi granate di Osio Sotto, mister Colantuono ha fatto disputare una partitella in famiglia a ranghi misti e campo ridotto. Nella formazione con la pettorina verde hanno giocato Matteo Sereni in porta, Riccardo Colombo, Claudio Rivalta, Simone Loria, Matteo Rubin in difesa, centrocampo a 4 ma a rombo con Nicolas Gorbsov, vertice basso, Luca Belingheri sul centrodestra, Riccardo Vailatti sul centrosinistra, capitano Osina, vertice alto, in attacco, Orlando Bianchi e Davide Di Michele. L'altra squadra che indossava la tuta a colore blu notte era costituita da Alex Calderoni in porta, Aimo Diana, Angelo Gbonna, Francesco Pratali, Marco Pisano in difesa, centrocampo a 4, anch'esso a rombo, con Simone Barone vertice basso, Blaime Zemaili sul centro-destra, Davide Bottone sul centro-sinistra, Andrea Gasbaroni vertice alto, in attacco Nicola Moruso ed Elvis Abruscato. La squadra con la pettorina verde si è imposta 7-2, con 3 gol di Bianchi, 2 di Di Michele e sigilli di Nicolas Gorbsov e Ricky Velatti. Pratali e Zemaili in gol per il Toro in tuta blu notte, che proprio su angolo del fuoriclasse svizzero e inzuccata del difensore di Pontedera segna il primo gol al 9° minuto. Ma al 16° Orlando Bianchi inizia il suo show, addomestica di petto il lancio di Colombo e di controbalzo scarica laddove Calderoni non può davvero prenderla. 1-1 e tanti applausi. Al 24° Orlando Bianchi sigla il 2-1 di piatto sotto misura su invito di Vailatti. Lo stesso Vailatti fornisce a Di Michele l'assist del 3-1. Con questo gol si chiude il primo tempo. A inizio secondo tempo Simone Benedetti sostituisce Colombo lievemente contuso e si piazza centrale a fianco di Simone Loria con Rivalta che si sposta a destra. Nicolas Gorbsov, il talentuoso 19enne italo-argentino prelevato dal Vicenza, dà subito un saggio della sua immensa classe siglando così il gol del 4-1. E poco dopo Davide Di Michele fornisce a Bianchi l'assist del 5-1 e della sua tripletta personale. Magnifico il secondo gol del Toro in tuta blu notte, invito di Elvis Abruscato e gol spettacolare di Blaime Zemaili tra il tripudio dell'entusiasta pubblico, 5-2. Favoloso anche il gol del 6-2. Davide Di Michele riceve sulla fascia, si accentra e di destra inventa una traiettoria da fuori classe. Il 7-2 firmato da Ricky Vailatti da posizione defilata. Alla fine, dopo 48 minuti di gol a spettacolo, giustificati applausi per tutti, in particolare per Bianchi, Di Michele e Gorbsov.